Manuela ha mai dubitato per un istante di Luis e lui, soprattutto, le ha mai confessato qualcosa? C'è una data e un'ora precisa che sembra rispondere a queste domande. È il 4 ottobre scorso, il giorno del ritrovamento del corpo senza vita di Pierina nei garage di Via del Ciclamino. Sono circa le 20:30 e Manuela e Luis sono in questura. Sono stati lasciati soli nella sala d'aspetto e in quel momento sono intercettati. Dimmi che non dobbiamo temere niente per questa cosa, ti prego. Come? Non dobbiamo temere niente per questa cosa qui, ti prego. Luis resta per un attimo in silenzio, poi dice: non cambia niente tra noi. Ed è in quel momento che Manuela forse capisce tutto, si copre il volto con la mano, come se stesse per piangere. Quella frase di Luis che dice non cambia niente tra noi, dopo che lei gli aveva chiesto più volte di essere rassicurata che non dovevano temere nulla, lascia spazio ad un'unica lettura. Manuela, in quel momento, percepisce che l'assassino di sua suocera Pierina potrebbe essere proprio l'uomo che ama. Poi i due continuano a parlare, lui la accarezza, le prende la mano. Manuela è stata sentita a lungo dagli investigatori. Dice che non è possibile che non l'ho riconosciuta. Come hai fatto a non capirlo, dicevano. E io ho detto loro, perché non era lei, non era lei, non potevo pensare che era lei, per me non era lei. Manuela gesticola, parla e racconta a Luis i dettagli di quell'interrogatorio e anche lui fa la stessa cosa. Anche quando hanno chiesto e siamo andati là dentro ed ho toccato per vedere se è viva, se si muove. Io gli ho detto che nessuno l'ha toccata. Ma in quel momento Luis scuote la testa e Manuela gli chiede: tu sì, tu l'hai toccata. Non dice niente Luis, ma annuisce. Sembra quasi che non voglia parlare lì nel timore di essere intercettato, ma dopo una lunga pausa di silenzio i due ricominciano a parlare. Mi sembra una cosa diabolica. Luis la osserva, la fissa. Stai serena. Ma Manuela scuote la testa. No, loro sono andati dritti per arrestarci. A noi, noi due, siamo gli indiziati principali. Manuela, già da quel 4 ottobre, temeva qualcosa, nutriva dubbi, era preoccupata di aver mandato fuori di testa Luis e che lui possa aver commesso l'omicidio. Lo dice lei stessa al fratello Loris qualche mese dopo. Dovevo lasciar perdere tutto, non dovevo mandar fuori di testa nessuno, non dovevo. Io però vorrei che provassero, non dico con l'infermità mentale, ma con tutto quello che lui ha passato, con tutto. Cioè, perché lui non è così. Lui, Luis, non è così, dice Manuela a suo fratello, ma dal primo istante ha avuto dubbi sull'uomo chiamava, anche se fino a poche ore prima dell'arresto, ai microfoni, la donna lo difendeva. Hai sempre ribadito che secondo te Luis è innocente? Sì, fino a prova contraria, per me sì. Valerio Scarponi, tu sei proprio lì davanti alla questura, luogo nel quale è tornata questa mattina Manuela, nonostante ieri sia stata sentita per ben 7 ore, ci spieghi come mai è tornata lì e secondo te è ancora convinta, come ha detto in questo servizio e tante volte ha ripetuto proprio a te che ha avuto in questi mesi modo di parlarle, che Luis sia innocente? Sì, intanto sembra quasi che la sua posizione sia cambiata, nel senso che ieri all'uscita la domanda secondo te Luis è innocente non ha più risposto, mentre prima non aveva più dubbi. Ora si limita a dire mi dispiace per lui. Ieri dopo questa lunga audizione si è lasciato andare ad un lungo pianto, l'ha fatto, lo sentiremo tra poco anche nel nostro servizio durante l'interrogatorio, quando ha appreso del secondo figlio di Luis, perché lei sapeva che ne avesse una di 13 anni ma non l'altro, ancora più piccolo, che appunto sembra essere stato concepito nel 2021 quando c'era già in atto il matrimonio con Valeria. In questo momento è ancora alle nostre spalle perché deve rileggere e firmare le 30 pagine di verbale in cui viene messo nero su bianco tutta quella che è la sua versione sul rapporto, sulle tante dinamiche, anche sui famosi pizzini, doni che venivano lasciati in diversi luoghi di Via del Ciclamino, segnalati attraverso un'app di messaggistica, diciamo, riservata. Uno di questi luoghi purtroppo è anche il luogo del delitto.